Buon salve miei cari pixelini e benvenuti, benvenuti in questo nuovo fantastico video di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, finalmente hanno corretto, o così almeno è stato detto, il bug delle... Ah, sì, l'hanno corretto, eccoci qua. Eccoci qua e siamo addirittura primi, quindi tipo top, potentissimi, potentissimi. Ma ragazzi, prima di iniziare questa avventura ho da dirvi un'altra avventura. Questo video vi arriva grazie alla donazione di Marco Tuccio. Ti ringrazio tantissimo, mamma mia. Nel sito ilpixelmatto.it troverete, ho creato giusto ieri sera la pagina, troverete il link a tutte le donazioni con il mio, diciamo, ringraziamento personale, eccetera. E ovviamente, metterò anche questo video. Per ognuno che dona qualcosa a me avrà un piccolo ringraziamento, o in un video, in un post, o in qualcosa, e sarà messo nella bacheca di quel sito e sarà lì per sempre. Quindi vi invito tutti ad andare su ilpixelmatto.it, andare a cercare cosa fare, come fare, trovate il menu se siete su computer a sinistra o se siete sul telefono in basso. Ma ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo a iniziare la nostra avventura. Nel video precedente siamo andati nel pub Testa di Porco, che ormai andiamo solo lì. Ah, scusate per la mia voce, ma sono sempre tipo super mega iper malato e ogni video che faccio mi costa molta fatica perché non riesco a parlare. E un like per favore per questa cosa. Stavo dicendo, nel video precedente, ragazzi, siamo andati nel pub Testa di Porco a cercare di nuovo di scoprire come fare questa cavolo di super... scherzo, punizione, ma far cadere stelle, poi fare cose, insomma, abbiamo incontrato Bilton Bilms, che a quanto pare è sempre lì, e ragazzi, dobbiamo trovare uno scherzo proibito. E quindi eccoci qua nelle cucine con Jay, Joe e Jue. Rocky Balboa dovrebbe stare alla larga da Pizz. Sì, e ci vorrei stare anche volentieri. Rocky Balboa ha iniziato la battaglia col cibo. Oh cavolo, mi ero dimenticato di questa cosa. Pix mi ammazzerà. Pete mi ammazzerà. Rocky Balboa è qui per punizione. Sì, lo sapevo. Dov'è Pete? Non c'è. Ragazzi, non c'è Pete? Mi sa che se n'è andato perché ci odia. O si sono sbagliati o cosa. Gli elfi domestici mi stanno fissando. Chissà perché. È la prima volta che vieni qui da quella battaglia del col cibo. Vogliono vedere cosa succede con Pete, che non è presente attualmente. Presente attualmente. Oh, sì, ho iniziato la battaglia col cibo. Ah, me ne ero dimenticato. Ma cosa pensano che succederà con Pete? È un elfo domestico, potrebbe tipo scaraventarmi dovunque con la sua magia, aiuto! Oh, è tornato, ma non c'era prima. Giuro, ragazzi, non c'era, eh. Rocky Balboa, non toccare il cibo. Era la sua voce, vero? Sì. Rocky Balboa non può lanciare il cibo se Rocky Balboa non tocca il cibo. È vero, ma ho una bacchetta, quindi... Cioè, cazzo, Pizz. Capisci che noi siamo maghi, siamo in una scuola di maghi, e se io prendo la bacchetta e faccio Wingardium Leviosa, faccio cose, faccio la stessa identica cosa? Vabbè. Cosa farò in punizione se non posso neanche prepararmi da mangiare? Se è in punizione non dovresti mangiare. Scrosterai pentole e padelle. Lo farà anche Joachim, che non c'entra nulla. No, anche lui ha lanciato cose. Ok, non credi che sotto sotto piacciamo a Pizza? Per quale motivo? Ok, no, ne sono quasi certo. È scivolato su della maionese durante quella battaglia con il cibo. No, aspetta, non ha senso. Forse ho letto male il dialogo, forse è stato tradotto male, perché gli sviluppatori fanno le cose alla cavolo per non essere demonetizzato, ma avete capito tutti voi, quindi hashtag abbasso gli sviluppatori di nuovo in questo video e prima o poi lo leggeranno e capiranno. Mi spiace che ti sia toccato scrostare pentole e padelle, Joe. Pulitio, fatto 3 secondi e 2 decimi. Boh, vabbè.
Non fa niente, sono stato io a lanciare la maionese. Ma sbaglio, in questo momento è più cinese del solito. Joe, da questa faccia è cambiata, mi sembra. Boh. È tutta colpa di Pix. Continua a pretendere altri scherzi, altrimenti non mi consegnerà il ritratto. Ricordo, Avada Kedavra, Pix. Hai novità sullo scherzo? Siete riusciti a creare un incantesimo? Sì, l'incantesimo pioggia di stelle. Quello ce l'abbiamo, ma non è quello il problema. Ora ci serve uno scherzo proibito, così tutti usciranno fuori a vederlo. Aspettate, quindi noi stiamo cercando di fare uno scherzo proibito per far uscire gli studenti da Hogwarts in modo tale che vedano il cielo stellato? Si è fatto tutto sto casino per questo, ma io non credo che a Pix interessi il cielo stellato che cade. Quindi bastava lo scherzo? Quindi tipo il capitolo precedente è stato completamente inutile? Di nuovo. Come ti senti all'idea di creare uno scherzo proibito? Mi fa schifo? Riluttantissimo, ovviamente, ma che domande sono? Farò tutto ciò che serve per spezzare la maledizione del ritratto, ma non voglio fare nulla di illegale. Semmai rinizieremo questo gioco a mo' di Serpeverde, ovviamente farò l'altra scelta. Vorrei solo saperne un po' di più. Ah, ragazzi, se qualcuno di voi ha fatto l'altra scelta, mi faccia sapere che cosa dice. Posso contare su di te, Joe? Non so da dove iniziare. Io sì, tu lavi, io asciugo. Parliamo di scherzi proibiti. Energia, quanta? 3 ore? Pensavo peggio, ragazzi. Anche se in realtà ho pubblicato sui post alla community tutte le durate delle missioni, ma non le ricordavo. Mi serve uno scherzo proibito che faccia uscire tutti fuori da Hogwarts. Ma vabbè. Pitts sta osservando Rocky Balboa. Ma Pitts non era quell'elfo lì, però, quindi sviluppatori di nuovo. Quali sono gli scherzi proibiti? Quelli che non si possono fare, Rocky? Quelli che non si possono fare? Pitts ora ha paura della maionese. Non mangiarla? Fai prima risolvi tutte le tue situazioni. Rocky Balboa e Joachim scrostano molto bene le pentole. Meno male, almeno questo si può fare. Non sarà facile procurarsi uno scherzo proibito. Ho i miei agganci per questo genere di cose. Meno male. Non sarà. Ragazzi, ma perché quando io tocco io, parla lui? Sviluppatori. Rocky. E questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Già letto, già letto. L'acqua dei piatti è fredda. Scaldiamoci le mani. Non ha senso questa cosa. Non ha senso. Pix dovrebbe scrostare le pentole con noi. Sì, dovrebbe. Potrebbe farti bene un viaggio a Nocturne Alley. Peccato che noi non possiamo andarci a Nocturne Alley. Ma ragazzi, ho finito l'energia. Se ci sarà qualcosa di nuovo, ve lo farò sapere. Altrimenti, ci vediamo a frappè. Ed eccoci qua tornati. 5 stelline come al solito. L'unica cosa che è cambiata, cioè l'unico altro dialogo che c'era è: ora tu lavi io asciugo. Tipo, wow, ok. Ora che ne abbiamo parlato, riesci a pensare a uno scherzo proibito che faccia uscire fuori la gente? E non ne abbiamo parlato perché nessun dialogo è spuntato fuori questo argomento, ma lasciamo stare. Cosa sai dei boomerang? Rimbalza tutto. Sono dei boomerang. Ah, tu lo lanci e rimbalza ovunque? Sì, potrebbe. No. Non molto, ma non si possono acquistare in un negozio. Non i boomerang rimbalza tutto stregati. Oh, interessante. Sono colpiti da un incantesimo che li fa sfrecciare quando vengono lanciati. È lo scopo di un boomerang rimbalza tutto, ma quelli normali lo stesso rimbalzano ugualmente? È per questo che in molti luoghi ne è proibito l'uso. Forse perché una volta lanciati non si fermano mai. Alcuni di questi boomerang che sfrecciano ovunque faranno uscire tutti quanti fuori. Ma e se sono illegali? Vabbè, lasciamo stare. E tu sai come procurarci questi boomerang rimbalza tutto? No, ma conosco qualcuno che può procurarteli. Ed è qualcuno che hai già conosciuto. Gazza. È di nuovo Gazza? O la Rakepick? O chi? Vediamo se riesco a organizzarti un incontro ai tre manici di scopa.
Oh, per una volta non entriamo di nuovo in quell'altro pub dove tutti sentono ciò che facciamo. Ah, chi sarà mai? Vediamo un po'. Oh! Ah! Non puoi incontrare un furfante da solo. Io e Tonks verremo con te ai tre manici di scopa. Non ci ho pensato, in effetti era palese che fosse Mundungus Fletcher. Ma ragazzi, tutto questo lo faremo nella prossima puntata. Continuo a ringraziare il mio amico Marco che mi ha fatto quella donazione e invito tutti gli altri a fare una donazione. Andate sul pixelmanto.it, trovate il menu dove poter fare le donazioni. Potete fare anche donazioni senza spendere una lira, o meglio, un euro, perché ci sono... Per esempio, potete semplicemente installare l'emulatore BlueStacks tramite il link che vi do io, che mi date una piccola donazione e voi giocate, oppure potete farvi la carta Hype, che è una prepagata uguale identica alla Postpay, completamente gratuita, anche la ricarica spesso è gratuita, e soprattutto appena la fate vi regalerà 10 euro se usate il mio link da poter usare in qualunque modo voi vogliate. Quindi ragazzi, direi che per oggi è tutto, ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter con Smith, e mi raccomando di lasciare un mi piace, di lasciare un commento e di farmi sapere e iscrivervi al mio canale attivando la campanella. Direi che per oggi è tutto, fatto il misfatto, e ricordatevi ragazzi, ricordatevi, alle 15 esce Stardew Valley. Mamau! No, l'ho fatto male. Fatto il misgatto. Mamma!